E diciamolo ufficialmente, il disco più bello degli ultimi mesi, ma forse di tutto l'anno, quello dei Black Keys. Guarda, hai perfettamente ragione. Guarda, senti, alza la temperatura se si sta ghiacciando e poi sta male. Ma tu normalmente stai in mari caldi o a gelide? No, ma giro. Ma il rischio, cioè, c'hai una, hai, tolleri l'escursione termica. Ma ragazzi, il rischio non è quello, perché tanto ghiaccia sopra, ma sotto è tutto a 4 gradi. Il rischio è che non può più emergere per respirare. Allora, cari amici, hanno fatto un buco qua. Ecco, esatto, fate dei buchi dentro al ghiaccio, perché c'è gente come Vec che potrebbe soffocare. È un casino, ragazzi, che riesco a tenerlo tanto il respiro, non lo però so, dopo un po', che credo, comunque devo uscire. Mi hai raccontato che tra l'altro avevi incontrato un pescione bianco e nero, si è spaventato, sì. Ha detto orca era l'orca. Perché quello è pericoloso, è quello mozzica, lì non è che vuoi farlo spiritoso. Va bene, come state, ragazzi? Vi vedo tutto bene, belli caldi, convalescenti. In compenso si è ammalato Mangoni. Sì, certo, due assenti. Quindi avevamo invitato il dottor Stramangone, sì, pare che sia anche lui ammalato. Pensa che ho telefonato. Guarda, che è strano che si ammalino nello stesso giorno, ma è capitato. Sì, sì. È strana questa cosa. Ho chiamato Mangoni, era letto, stanchissimo, mi ha risposto Carreras, che era andato a trovarlo. Aspettavano il prossimo domingo. Che andava perché lì. Vanno sempre, ma perché fanno lì a fare un 3-7. E sapendo che lui era a casa bloccato, vanno. Sono quelle occasioni per ritrovarsi. Non ridete, ragazzi. Cantante, cioè, sì. Non ridete. Certo. Quando c'era il trio, com'è che si chiamavano? I tre tenori. Nessuno sa che c'era Mangoni pronto a prendere il posto di uno dei tre se si fosse infortunato. Certo. Poi invece non è mai accaduto. Vabbè, adesso uno se l'è infortunato molto grave, brutto. Però Mangoni è anche un po' considerato un riferimento per i grossi della voce, chiamiamoli così. Quindi quando si può lo becchi a casa. Grossi in generale. Nel senso che ascoltano lui e poi fanno esattamente l'opposto, però serve anche quello, cioè certo dare una direzione e andare controcorrente. Esatto. Riassunto della puntata di settimana scorsa: cordialmente The Millennium. Ieri mattina mi trovavo al Parco delle Cave, stavo correndo con un gruppo di miei amici, affianchiamo un gruppo di altri runners più o meno attempati come noi, superandoli. Ciao ragazzi, voilà Linus, non ci gioneggiare. Dal podologo: dottore, che cos'ho? La diagnosi è semplice, lei ha il piede d'atleta. Scusi, ma è ovvio, di lavoro faccio l'atleta. È ovvio, un bel paio di balle, le sembra che io abbia il piede da dottore? No, molto giusto, vado un attimo ad aprire. Sì, chi è? Amore, mio giovine emblema, tornato a adorare la terra. Due messaggi molto carini. Grazie ragazzi. Dobbiamo fare molta attenzione alla tecnica, questo potremmo definirlo un riso pilaf, come abbiamo detto è un riso basmati, vedete qui è un riso. Questo riso. Questo è un bellissimo riso con pollo e peperoni. Ha suscitato sdegno la notizia che una serata del festival sarà dedicata ai cantanti e ai gruppi dei nomi equivoci. Sono attualmente in lizza i Marzotti, Franco Smegma, Marisa Pornografica, i Conati, Enzo Caga in Faccia, Ano Oxa, Figabue. Virus è cercato i Gallagher chiamano. Mordaccio Pugnace, com'è la vipera? Pugnace. Cipo Chop, cosa dice Lucerino? Chop. Laio l'Himalaya, dove ci sono più olandesi? Laia. No! Mario Piedi, no! Gli hanno suggerito male, non suggerite! In questi sessuomani il canto è molto importante. Ma ricordati che ogni Natale i maschi producono suoni molto acuti usando i loro timballi. Ma ricordati che ogni Natale nelle champagne di Glasgow, leggo testualmente, ho messo champagne capita in Scozia un pompile rossetta, un pile rossetta, Gerusalemme, Salinghi, Roma, Caveri, Giorgia, città del Gra-
grande freddo. Sì. La città dove è nevicato ma la neve non è nelle strade. La città dove l'attrito ha fatto ciò che non hanno fatto gli spazzaneve e il sale, perché Milano è la capitale dell'attrito, come già detto in tempi non sospetti. Bravo. Milano, città che ha dato i natali a grandissimi personaggi, Elio le storie tese, abbiamo già fatto altri nomi meno noti, Barry White, Madonna. Linda Ronstadt, Madonna, oh. Alicia Keys, e chi più ne ha più ne metta. Prince. Milano, città Prince di quarto Giaro, per la verità, Prince di quarto Giaro. Ma si vede dai stivaletti, No, quarto Giaro è no, comunque è un quartiere di Milano, si vive certo, come un quartiere di Milano, quindi comunque Milano, sì, però è già Milano periferico, un po' periferico, diciamo, Beh, sì. Ma lui un po' tarro, il sabato pomeriggio però veniva in centro anche lui, a fare basket, però è nato lì. Ah, ok, va bene. Fondo via, come si chiama lì, dove c'era l'ospedale psichiatrico che non c'è più. Non interessa nessuno che non abita Milano. Milano, città dove ad Assago martedì scorso si è tenuta con grande successo la festa di Radio DJ. Grandissimi personaggi, grande insistenza per invitare anche gli Elio e le storie tese, che non si è inculati nessuno. Come? Cosa ci sono andati a fare gli Elio e le storie tese? Che Elio era pure ammalato. Ma Milano, città che comunque insiste a produrre personaggi che si ammalano, come ad esempio Mangoni, che sì, questa sera mancherà perché è ammalato, come ad esempio Linus, che questa sera mancherà pur non essendo ammalato. No, no, è malato, non è ammalato, è malato, ammalato forse mentalmente. No, per carità, è Lione. E Linus deve ricaricare le batterie, perché ha di fronte una settimana dura dove per i prossimi 4 giorni chiama ancora l'Italia. Tu la chiami l'Italia tutte le mattine? Hai ragione, scusami, no. Ecco. Ragazzi, dovete stare attenti. Ti converrebbe cercare le domande? Stavo semplicemente cercando di generare allora un po' di indirizzo. Adesso stai tranquillo e vieni che ti porto. Ti porto a fare un giro sull'Idro Scalo con una bacchetta. La bacchetta, hai capito? Andiamo a pescare. Scompare. Una piccola motonave ti porto sull'Idro Scalo a fare un po' di pesca. No, ti prego, stai tranquillo, fratello mio. Va bene. Linus, che questa sera verrà sostituito dal più brillante dei sostituti, Vittorio! Ci teneva, l'ho sentito nei corridoi che ci teneva. Vittorio! Allora ragazzi, voi puoi nome che significa vittoria! Certo! Vittoria, perché sta per condurre con atteggiamento vincente una nuova imprevedibile puntata di Cardialmente Gigione Giavo! Allora, l'unica cosa veramente importante è non fare il quiz, ragazzi. Non lo vuoi fare? Non lo voglio fare, anzi, in realtà ci sarebbe oggi anche. Comunque potresti stare sereno, perché il candidato era. Ecco perché ma perché lo sapeva. Allora, dietro le quinte, ragazzi, prima di andare in onda durante la canzone che ci ha preceduti, Farolfi dice: se abbiamo tante rubriche possiamo segare il quiz. Che attuali! Perché toccava a lui? Perché questa sera Sergione mi ha detto: faglielo fare a Parolpo. E però se candidato, come? Vabbè. Quindi nel caso dovesse starci il quiz, sta a Parolpo. L'ho chiesto a Linus, io vengo volentieri stasera, però niente quiz. È proprio così, il quiz lo vivo come un momento d'angoscia. Il quiz. Cancelliamo il quiz, ragazzi. Era stato inserito per dare un po' di pepe. Cioè, questa cara, anche se Cardialmente Gigione Giavo certamente non ha bisogno di nessun tipo di pepe. Ti dico questo, io vivo Cordialmente Gigione Giavo come Cardialmente Gigione Giavo come del wasabi. Quindi figurati cosa me ne frega del pepe. Te ne basta tanto così. Bravo. Avete visto, a proposito invece di sport a livello mondiale, sì? Internazionale, voi che siete sempre coinvolti in uno degli sport più praticati in America, no, il baseball, ma questa notte c'è stato il Super Bowl. Certo, Super Bowl. Siete appassionati anche di football? Guarda, non ve ne batte una mazza. Un concertino di Madonna in mezzo. In mezzo, punti sì, di contatto fra il baseball e il football americano ce n'è solo uno.
è la palla. Gli americani. Il luogo, il luogo dove si svolge. Quindi non ve ne frega niente. No, ce n'è un altro, ce n'è un altro, che è la profonda cultura di moltissimi, moltissimi, diciamo, operatori nel settore delle visite mediche per l'abilitazione dell'attività agonistica. Perché negli ultimi 24-25 anni di baseball, più di una volta sono andato a fare la visita e mi hanno detto: ah, il baseball, ma lei è magrolino per quello sport dove ci si spacca tutti. Andiamo bene. Ma cosa pensa che sia il baseball? Ma non è quello con l'armatura? Dico, no, no, quello è il football. Io non lo so, ma perché i baseballisti vivono un po' come uno sport, come dire, cioè non vi piace il football, il football americano? No, io c'è un po' di contrasto. No, 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 è veramente un'altra cosa, non c'entra niente. Io tra l'altro non ne ho la competenza, quindi non mi esprimo perché non lo conosco. No, neanche io, neanche onestamente, ragazzi, no, niente, onestamente, chi se ne però il Super Bowl è un super evento, un super evento. Me ne ricordo uno dove c'erano tipo 40 piani a coda sul prato, 20 bianchi e 20 neri con i ballerini sopra i piani a coda. Basta pensare che uno spot da 30 secondi avevano calcolato che costava tipo 130.000 dollari al secondo. Sì, sì, perché al cosa secondo. Credi che costi uno spot dentro cardialmente? Ah sì? Siamo a questi livelli? Poco certo. Meno. Allora 110. Dobbiamo aggiornare. Molto meno, molto meno. Allora dobbiamo aggiornare i nostri contratti. Andate a controllare, ragazzi. Mettiamo un disco e poi tra poco subito, per giustificare anche i costi elevati della pubblicità, si parte. Non si riesce a stare fermi. Ragazzi, non si può stare fermi. Anche entusiasmo. Vabbè, questi sono gli Earth, Wind and Fire, ragazzi. Ma sì, che song? Li avete riconosciuti? Oh, wow! Bello, 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 bello. Ma come mi piace questa canzone? Salutiamo, ragazzi. Maurizio Bianchi, in arte Morris White, che è l'autore degli Sesto San Giovanni. Ma sai quanta gente? Bruno Maggio dei Queen. Certo. Ma certo. Sì, non è stava vicino a Niguarda. Ah, è vero. L'avevo contro, da piccolo c'aveva già i capelli. Va bene, siamo pronti per le poesie ermetiche. Sapete che mi incuriosisce sempre, anche se già è partito il sottofondo musicale, sapere come Hermes Palinsesto si è riuscito, senza farsi vedere ovviamente, forse con la neve avrà fatto qualcosa. Ah, guarda, stavolta è stata bellissima, anche divertente. Vai, lo dico subito, scendo, vado giù a prendere sotto casa la moto come al solito e sento: vuoi te pirla? Mi guardo in giro e non c'è nessuno. Ma sera, sera tardi, vabbè, sono sbagliato, sto sedendo solo. Risalgo per accendere la vespa e dico: vuoi te pirla? Non era Giorgio. Guardo e vedo che c'è un pupazzo di neve. No. Lì, con la carota. Ma classica. Figurati se. Sì, dico, ho le allucinazioni. Faccio per andare via. Allora, pirla. Ma sta di fatto che. Sta di fatto che il pupazzo di neve aveva cambiato posizione leggermente. Aia. E ho capito che dentro il pupazzo di neve c'era Hermes Palinsesto. Lui dici. Questa è pazzesca. Quindi quella era la voce. La sua voce è contraffatta. Contraffatta dalla neve. Mi avvicino, intanto in milanese strano, mi avvicino e guarda, ma cos'è che fa? Ciappa la carota. E quindi anche lui è di Milano. Che vuol dire? Prendi la carota. Però non era la procedura perfetta, che prendi la carota. Ho preso la carota che in realtà non era, una specie di bussolotto fatto di carta arancione simil carota, cioè. Dentro la quale c'era scritta questa cosa qua. Sono dovuto andare via perché con la mano ghiacciata mi ha fatto vai. Perché lui vai, fa brutto. Vai. Va però bene. Se è la prima volta che sono così vicino. Ci sei andato vicino. Bellissimo. Cacchio. Va bene. La prima poesia è intitolata Lei non sa chi sono io. Come si permette? Lei non sa chi sono io. Non è vero, lei è Gianni Pitali? No. Robertino Frutti di Bosco? No. Allora forse Casparo Battiscopi? No, vede, lei non sa chi sono io. Ok, lo ammetto, chi è lei? Casparo Battiscopo. Ma porca, c'ero andato vicino. Eh già. Pazzesca questa poesia dialogata, diciamo, un po' surreale. La colazione dell'uomo ragno è il titolo della seconda poesia.
Peter Parker la mattina amava bere un caffè caldo e mangiare pancakes spalmati con burro di arachnidi. Che è un po' allappano, eh? Sì, sì, cioè, sì, arachnidi, sì, sono i peletti. Sì, per sì, quello. Bravo, un po' fastidio, però. Gusti vegetali. Ippocastano, non esser triste se la betulla non t'ama. Lo sanno tutti nel bosco che ella preferisce gli ippobiondi. Problema di gusto. Ippocastano e ippobiondi. Perché ci sono, sì. Certo. E per terminare, la quarta e ultima poesia intitolata Il maiale. L'Emilia Lomagna. Emilia Lomagna, secondo me sì, è la più bella, è un po' Chinatown, è un po' China, molto bello, China, sì, molto molto bello. Va bene, stanno arrivando, siccome siamo in diretta, Elio, stanno arrivando anche un sacco di messaggi, eh? Sì, ma potremmo anche un po' di messaggi che stanno arrivando. Dico, dai, potremmo anche prendere delle telefonate, vero, facciamo mai alla fine. Ah, anche mettendogli giù, pronto, sono hai fatto gli metti giù, lo facciamo tra poco. Intanto il boss. Vabbè, che dire il del boss. Trascinante, veramente trascinante, veramente quello che stavamo pensando e commentando. Ma come si può dire, anche imprevedibile, ecco, imprevedibile. Certo. È un sound indimenticabile. Che si rinnova di continuo. Sì. Io stesso a riconoscerlo da un pezzo all'altro. Cioè, pazzesco, pazzesco come. Ma anche il coraggio a volte, no? Magari fai un album, molti cadono in questo, fanno un album vincente. Poi è ogni volta diverso, perché se tu ci pensi, morrei una volta e prima del mi. Ma no, ma adesso a parte gli scherzi. Tipo, non so, passa veramente da un sound alla, non so, Andreas Vollenweider a, non so, agli Scorpion. Certo. O per dire di più, ai Metallica. Cioè, ogni volta c'è una. È pazzesco. Io pazzesco, pazzesco. Ed è anche, dicevo, molto coraggioso, perché uno magari fa un disco che vende tanto, poi la volta dopo dici che fa, lo rifaccio uguale, che così è furbo. No, no, cambio. Si rimette in gioco. Esatto, certo. Allora, dicevo, stanno arrivando un po' di messaggi, Elio. Sì. Vai. Un po' di messaggi che sono arrivati! Perfetto. Allora, che dicono? Saluti da Simone, ho scoperto che il culto dei piatti è una credenza. Questa è bella. Bella. Bravo Simone, mi piace. Piaceresti a Hermes Palisesto. Sì, molto bravo. Bravo Simone. Poi qualcuno dice ciao a tutti, messaggio per il VEC, visto che parlate di buchi nel ghiaccio, perché non vieni a farti una bella immersione sotto i ghiacci il 4 di marzo? Aspetta che rispondo. Aspetta con un che rispondo. Sta facendo l'ombrello. Ecco, ecco. Vec ha posizionato l'ombrello nel luogo, in quel luogo tipico che è quello, a metà braccio. Sì, qua, perché il nonno, il nonno. Però non lo mettere al nonno. Massima ironia, come direbbe il nostro amico. Sempre, certo, sempre. Certo. Comunque, e poi, cari Eli, avrei una richiesta, dice Joe, al concerto del 3 marzo Torino potreste aggiungere la vostra Yellow Submarine, il vitello dai piedi di balsa? Vi prego, fareste contenti tutti i bambini come me. Vediamo. Quanti anni hai? Mandaci una mail. Guarda che mi suonano la porta, vado un attimo a vedere chi è. Con grande umiltà, sempre con massima ironia. Anche lui attacca ragazzi, sull'ombrello. No, perché è il concetto dell'umiltà, quello certo, nuovo che sta prendendo piede, che mi piace moltissimo, quello di Rocco. Esatto, sì, sì, decisamente. Grande va bene. Concetto. Facciamo una pausa, ragazzi. Facciamo una pausa che qualcosa, ti spiego il concetto dell'umiltà. Non lo sai ancora. Ecco, sì. Io voglio rimanere ignorante. Voleva parlarci di buchi anche lui, ma non nel ghiaccio. Ma non sono, io non sono interessato. No. Ciao. Vabbè, se volete andare una vera, ragazzi, non è che. Un attimo. Ragazzi, Noel Gallagher su Radio DJ. Anche questo, diciamo, come Bruce, veramente spazia da un genere. Coraggio, con una velocità, con grande umiltà. Grande umiltà. Però scusatemi, questo, a differenza di tanti altri, è uno simpatico. Questo fa la differenza. Dai, anche voi, ecco, da sempre a criticare. Questo è uno simpatico, col contento. Ecco, sì, magari, ecco, sei un po' ripetitivo, però come dire, stai lì, gli parli due minuti e ti dimentichi. Il mio lo conosco la sera, mi sganassavo dalle risate. Una battuta via l'altra. Sì, pazzesco. Allora, siccome questo è un programma dove vengono date agli ascoltatori un sacco di informazioni, di nozioni. Bravo, giusto, Elio? Informazioni, è come quando praticamente.
praticamente compri il computer nuovo e lo riempi di dati. Bravo. di dati di qualunque tipo, ad esempio parole che uno forse mentre parla dice, come ho fatto anch'io fino a pochi giorni fa, ma non si rende conto di quello che ha detto. Ad esempio Gabriella, sì. Tu dici Gabriella è una, non è il nome, no, Gabriella vuol dire capriola. Ah, no. Sì. No, ho fatto una Gabriella? Sì. Ma pensa te. Mi sono fatto una Gabriella. Certo, vuol dire che hai fatto da solo una Capriola. Veramente? È Capriola. Veramente vuol dire Capriola. Ma forma arcaica. È la contrazione su... di. Cioè, è un altro modo di dire Capriella. Capriola. Capriola. Una Gabriella. Meraviglioso. Piroletta, vedi, diciamo. Vedi che anche i bimbi. Vabbè, ma questo era solo un assaggio. Diciamo, era un antipasto perché in realtà il piatto forte di oggi sarà fottere. Vabbè, insomma, ce la teniamo per dopo? Dopo. Ma stavo dicendo, così i bimbi che sono all'ascolto adesso, i più giovani, possono andare a letto, domani mattina magari avranno le due ore di ginnastica e diranno al loro professore: professore, ci faccia fare delle Gabrielle. Lei si è mai ha fatto mai una Gabriella? Gabriella è il professore. Va bene, e a proposito dei bimbi, è arrivato il momento della fiaba. Che bello! Perché così almeno li accompagniamo a letto. Esatto. Possono andare a letto, cioè devono andare a letto adesso? Possono ascoltarlo la fiaba. Prima ascoltano la fiaba, magari si addormentano ascoltandola un po'. Bravo. Come vuole anche la tradizione. L'ideale è mettersi a letto un attimo prima, sì. Quindi 3, 2, 1 adesso, poi parte la fiaba e a fine fiaba, se tutto il gioco e funziona, diciamo l'alchimia, certo, si manifesta, certo, si addorme. Esatto. Poi tra l'altro una fiaba molto classica, cioè quella di Biancaneve. Sentiamo, eccola qua. A cognà, sono un serve modello e po' cattino, non so la cartella per venire con me, basta un po' di fanta. In un vecchio castello viveva Biancaneve cattiva. Oltre a essere superba, Biancaneve aveva un cuore buono, la quale era molto vanitosa. Saputo da un servo fidato che la figliastra era più bella del suo specchio magico, sola e piena di paura, si rifugiò in una casetta nascosta tra gli alberi. Certamente quella era la Biancaneve del bosco. Travestita da vecchia, scese nei bui sotterranei. Certamente quella era la Biancaneve dei bui sotterranei. Ormai era scesa la notte. Certamente quella era la Biancaneve della notte. E in quell'ora i nanetti tornavano a casa per la cena. Di corsa, i 7 nanetti, tornati a casa e trovata Biancaneve distesa sul pavimento, si misero a piangere, disperati. Che sei? Mi chiamo Biancaneve. Se volete, vi disturbo. Sì, per favore. Si senti realmente. Cosa aspetti ad... Ma fai pianino, eh? Oh, quanta bella mercanzia avete. Toh. Prendi. Deliziosa fanciulla! La voglio riempire di marmellata! Nel mio lettino! Ecco! La mia marmellata! Oh. Ma com'è buona! Com'è buona! Scusate, nanetti cari, se vi ho disturbato. Vado via subito. Resta con noi, Biancaneve! Resta con noi! Se volete, sarò la vostra masturbina. E poi a nanna! E da quella sera, nella casetta dei nani ebbe inizio un periodo meraviglioso, durante il quale Biancaneve, con la sua tenerezza e con la sua bontà, stava preparando la sua terribile vendetta. Un po' emozionata, Biancaneve stava preparando la sua vendetta. Travestita da grossa mela matura, scese nei bui sotterranei, dove intinse in una miscela di veleni una vecchia. Terminata l'operazione, accartocciò la vecchia, la mise in un canestro insieme a delle collane e via di corsa verso la foresta. Io sono la più bella del regno! Io la più bella del regno! Biancaneve, piena di stizza, precipitò in un profondo burrone con tutta la sua cattiveria. I 7 nanetti, trovata Biancaneve morta, si misero a piangere disperati. Biancaneve, sei morta!
silenziosi e tristi, costruirono una bara di cristallo e vi deposero delicatamente il corpo di Biancaneve, che sembrava addormentata, tanto era morta. Esattamente un mese dopo, contenti e felici, i sette nanetti andarono ad abitare nella matrigna e da quel giorno nella foresta il vento, giocherellando tra le fronde degli alberi, diffondeva le note gioiose di un piccolo cazzo giocondo che saliva fino alla morta. Finisce così, questa favola breve se ne va, se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà. Il 6 febbraio del 1945 nasceva Bob Marley, ah, e quindi cantava questa canzone. No, 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 era il giorno della sua nascita e quindi a modo nostro Roberto Marley. Certo, non era di Milano lui. No, lui era uno dei pochi. No. Però si è esibito a Milano perché c'era nato un amico. Chi? Un suo amico. Un suo amico. Certo. Sentite, prima abbiamo sentito. È partito il mio bicchiere. Scusate, abbiamo sentito la fiaba bellissima di Biancaneve. Forse non era proprio data ai bambini piccoli. No, però comunque accendeva, diciamo, una luce anche su un altro aspetto della fiaba, forse misconosciuto. A questo proposito, voglio dire una cosa: su Sky gira una serie di telefilm. Si chiama C'era una volta. Certo. Che è una cagata pazzesca. No, non è una cagata pazzesca, ma giuro, devono aver commesso un errore clamoroso. Perché? Non vi racconto come la trama, ma Biancaneve è un cesso e la regina cattiva è una figona. Veramente. Hanno sbagliato le attrici, secondo me. Cioè, la regina cattiva è un parteggio clamorosamente per la regina. Ma forse sei tu che vedi attraverso lo specchio della regina che ti fa apparire lei bella e Biancaneve. Certo. Ma possibile che non ti rendi conto? Ma sai che ho notato che proprio la mia TV era diversa. Certo. Ti vedevi un po' anche te. E mi parla, infatti. Ma guarda che hai ragionato. Che stupido, pazzesco, sono vittima di un incantesimo. Vabbè, ragazzi, noi a parlare di una data importante, l'anniversario della nascita di Bob Marley, poi prima abbiamo citato il Super Bowl. Date velocissimamente, certo, perché è un po' Casa Elio e le storie tese. Sì. Vai con la sigla! Aspetta, ora in onda Casa Elio e le storie tese. Allora, sono successe due cose. Cosa una è che per problemi di comune, la data di Avezzano meravigliosa del gruppetto Elio e le storie tese del 25 marzo non potrà avere luogo. Ah, proprio cancellata? Cancellata. 25 marzo. E 25 marzo. Nel frattempo, il maltempo che arriverà fra poche ore, ci ha costretto a rinviare la data dell'8 febbraio adesso di a Rimini al 25 marzo. Al posto della data saltata. Lo diciamo gli amici di Rimini, mercoledì. La neve incombe, il freddo, il ghiaccio, le intemperie, insomma, che anche seccano la mia pelle e le tolgono quella lucentezza che avevo. Esatto, perché questa è la verità. È la verità, non ci esibiamo perché abbiamo già provato sulla nostra pelle, cosa vuol dire la pelle, il freddo. Quindi, a parte gli scherzi, chi ha i biglietti già acquistati per Rimini tenga presente che saranno validi per il 25 marzo. Per il 25 di purtroppo marzo non possiamo fare altrimenti. Va bene, perfetto. Quindi date anche queste molto importanti, però scusate, senza nulla togliere, possono queste date rispetto alla data di settimana scorsa, quella della famosa festa dei 30 anni di Radio Giugno, dove si sono ammazzate le persone per entrare. Sì, Magarini a 50-60 euro però fuori vendevano i biglietti, e ovviamente ci sono delle indiscrezioni che riguardano la festa di Radio DJ e che Elio dico solo che ho visto delle... Vai. Va ora in onda festa per i 30 anni di Radio DJ, curiosità, retroscena e numeri di un evento che ha cambiato la storia dei compleanni delle radio, segnando un punto di svolta epocale nella festeggistica radiofonica di tutto il mondo. Conduce il personaggio di cui tutta Italia sta parlando, Vittorio! Va bene.
Allora, la cifra spesa dai DJ di Radio DJ per vestirsi eleganti alla festa è risultata pari al prodotto interno lordo del Belgio. Ah, però. E in effetti c'è stato Standard & Poor's ha declassato il Belgio perché al confronto sembra un barbone. Rivelazione shock è venuto fuori che per errore 30 anni fa alla nascita Radio DJ era stata scambiata nella culla con un'altra radio. Quale radio? Ecco, e dopo accurate indagini è venuto fuori che quella conosciuta come Radio DJ è in realtà Radio Marina di Pulsano International, perché, provincia di Taranto. Perché hanno ritrovato il braccialettino. Certo, che si era rotto. Certo. Sì. Aspetta, che adesso ho perso la fine per la provincia di Taranto. Il casino adesso è cambiare tutti gli adesivi e i cappellini. Ormai abbiamo fatto. A Marani gli viene un colpo. Dopo la rivelazione shock dello scambio in culla, il tribunale ha dato a Radio DJ 40 giorni per cambiare la ragione sociale in Radio Marina di Pulsano International Milano. Ma nel frattempo l'ex Radio Marina di Pulsano ha cominciato con pieno diritto a chiamarsi Radio DJ. Il nuovo palinsesto prevede tutti i giorni alle 10 Pulsano chiama Italia. Quindi già da domani mattina. Guarda che comunque, tu scherzi, io mi ricordo di essermi sintonizzato su Radio Capital dalle parti di Campobasso, ma era un'altra Radio Capital, tipo 4 anni fa. Vedi, alla festa per i 30 anni di Radio DJ, all'ultimo momento è saltata la grande cerimonia della pace tra Linus e Cecchetto. I due amici si sarebbero immersi in una vasca trasparente piena di spumante del discount per una coreografia erotica di nuoto sincronizzato. All'ultimo momento è saltato tutto, peccato perché era molto eccitante. Ma perché non hanno trovato lo spumante del discount? Certo, perché sennò sarebbe costato No, ma quello che non mi è chiaro, scusa, se è saltata, perché io poi sono andato via prima perché ero ammalato, se è saltata, diciamo, questo tipo di celebrazione o se non hanno fatto pace no, proprio? No, pace l'hanno fatta. Hanno fatto però pace ma non hanno festeggiato la pace. Volevano fare una coreografia, hai capito, questo momento di pace. No, come cantavate Peace Between Linus e Shepard. Alla festa per i 30 anni di Radio DJ l'uomo più desiderato dalle donne era Mangoni. Lunga fila alla toilette delle donne per farsi di talini pensando a Mangoni. Ecco perché c'era confusione. Chi l'avrebbe mai detto? È schifo. Alla festa per i 30 anni di Radio DJ nascevano dei piccoli bucacche improvvisati che non facevano che confermare la grande intesa tra i DJ e gli ascoltatori. A un certo punto Linus ha dovuto ritirarsi perché o faceva il bucacche o presentava. Cecchetto non si sa. E per finire la festa per i 30 anni di Radio DJ c'è stato un drammatico sforamento del budget per l'affitto del forum. La festa per i 40 anni si farà dal porchettaro, per cui bisogna rientrare tra 10 anni, ma comunque va bene lo stesso. Va bene ragazzi, siete stati celebrati abbastanza durante la festa? No, c'è del silenzio imbarazzante. Proprio no. No, cioè, zero. Nel senso, ci hanno fatto dire due vaccate e poi siamo andate. Mettiamoci la cipria. Il mappettissimo show. Fino alla fine. Oh. Allora ragazzi, sono arrivati un po' di messaggi, ce n'è uno che secondo me merita di essere letto, che dice: cari Eli e caro Vec, il prossimo lunedì mi laureerò e giungerò alla fine dei miei studi. È arrivato dunque il momento di ringraziare chi ho sentito vicino in questi anni di divertimento e spensieratezza. Come non ringraziare voi che mi avete preso per mano da piccina e accompagnato fin qui. Grazie di cuore per tutti i sorrisi che mi avete regalato. La strada è ancora lunga, statemi osmoticamente vicini nell'affrontare il magico mondo della disoccupazione. Buon lavoro, MG da Venezia. Tu, caso MG, non devi soffrire così, devi anzi venire a trovarci, farti prendere per mano e farti portare fin là. Perché adesso ti abbiamo portato fin qua e poi bisogna andare fin là. Tu dici là. Ma dov'è? In fin là. Tu ascoltaci sempre, tu ascoltaci sempre e certamente non entrerai nel mondo della disoccupazione. Ascoltaci, perché qui e là ci sono dei consigli, delle informazioni. Come una volta. Sì. Come quella che ti abbiamo dato prima, esatto, sul nome, come quella che stiamo per darti sul significato vero del termine fottere. Esatto. Ad esempio. Ecco, esatto. Quindi non la vuoi dare subito, vero Elio, la definizione? Aspetterei ancora un po', perché altrimenti poi il pubblico va. Bravo. Del pathos. Del pathos sul fottere. Scusa, è pathos. Ah, pathos. Ah, con il TH. Sì. Pathos. Ho capito. Allora, non so se avete notato che ormai da parecchi mesi sta avendo sempre più successo il fantastico mondo della cucina in televisione, cioè, no? Cioè sempre di più, sempre
Anni ormai. Anni. Sì, si è intensificato molto. Ci sono molto. Canali. Certo, ora con Masterchef è vero, si è intensificato vero. Molto negli ultimi mesi, tutti rincorrono tutti, però c'è da dire che in questo programma da anni no, vengono mandate in onda delle ricette speciali particolari, per cui non si sono inventati niente come al solito. Noi siamo arrivati prima, però noi come al solito siamo arrivati troppo presto, cioè quando non gli interessava niente a nessuno. È vero, bravo. E adesso poi però comunque continuiamo. Questa sera c'è una ricetta che è quella dell'olio. Vogliamo sentirla? Anche secondo me, sentiamo. Si sente un ottimo odore di aglio. Qui possiamo cominciare a togliere gli agli. Oggi prepariamo una ricetta perché prende in considerazione i migliori paesi meravigliosi delle nostre zone. Rocca di Papa, Fiumicino, Frascati, Fiumicati, Frascino, Rocca di Papa, Frascata, Rocca di Papa. Questo perché cercheremo di abbinare e quindi proviamo a vedere cosa esce fuori. Questa ricetta è interessante perché praticamente passiamo all'elenco degli ingredienti. Allora, a cominciare dal più coriaceo, olio d'oliva meraviglioso delle nostre zone, che dà al piatto una leggera base di grasso meraviglioso delle nostre zone. Poi avremo anche peperoncino trattato con il peperoncino per dare forza al piatto. Poi naturalmente sale e pepe meraviglioso delle nostre zone per poter fare in modo che contribuiscano al massimo a dare gusto al piatto. Eccoci qua, siamo attenti a non farci male. Controlliamo un secondo questa base del piatto, questo insaporimento e questo già matrimonio un po' ambiguo. Allora, facciamo prendere colore al piatto, alziamo un po' il gas. Come vedete il piatto è bello, quindi lo allontaniamo dal fuoco perché ormai è già pronto. E amalgamiamo bene tutto. Aspettiamo sempre per poter salare la ricetta, in quanto potrebbe essere particolarmente, diciamo, salato, e quindi aspettiamo che ceda tutti quanti i suoi umori prima di preoccuparci di verificare quanto sale bisogna mettere. Però un po' di peperoncino ci sta bene, un po' di pepe intorno. Ed ecco pronto in tavola. Lego House su Radio DJ, le 22:31 minuti, cardialmente Gigione. Siamo in diretta, sì, esatto, siamo in diretta. Testimone ne sono i tanti messaggi che stanno arrivando. Esatto, però aspetta, fammi vedere. Non ci credo. Tempo fa ho fatto la tesi su di voi, grandissimi Eli fantastici. Non c'è scritto. Quest'altro invece è Stefano Torino. Da fan e seguace di Hermes Palinsesto, ho partorito proprio ora questa poesia ermetica intitolata La Bibbia e i giocatori d'azzardo. Vai. Gioca il giusto. Bella, questa è bella, mi piace, molto bravo, raffinata. Stefano, bravo. Molto. Comunque, ragazzi, se non si fa una tesi su Elio e le storie tese, sì, su quale gruppo la vuoi fare? Scusa, tesi. Su che ragazzi, cosa vuoi farla in generale? Non è che tenete conto che noi di tutta risposta abbiamo fatto una tesi su tutti voi. Porca miseria, non la presentiamo più neanche da nessuna parte perché non andiamo neanche più all'università. Pensate che roba, però quindi non più fatto. Un paiolo così per niente. Per niente. Vabbè. Va bene, è il momento di Che Storia Channel. Ovvero, se te lo sei perso, te lo ripetiamo noi con tanta passione, come fossimo un fottutissimo frutto della passione. Ti è piaciuta questa allitterazione? Sì. Non sai cos'è l'allitterazione? Praticamente è la ripetizione di una lettera o di una sillaba e guarda, non stiamo a perdere tempo, tanto è inutile tentare, non ti entra in testa, sei tosto ad insistere su questo tasto, è tutto testo sprecato fuori contesto. E poi è un'altra allitterazione. Eccoci qua. Allora, Bora Bora, l'isola del Pacifico che fa parte dell'arcipelago detto delle isole della società, è perennemente soggetta ad un vento che è esattamente il doppio di quello di Trieste.
Ah no, credevo che il nome del anch'io. No, tra l'altro, voi ridete, ma leggendo questa notizia sono andato a vedere le isole della società, pazzesco. Si dividono in quelle nelle isole del vento, giuro, e le isole del sottovento. Ah. E Bora Bora è nel quelle del sottovento, quindi è pazzesco, è sottovento. Incredibile. Bora Bora. Il professor Colonel Bernac del Centro di Meteorologia di Oslo ha recentemente fatto una scoperta sconvolgente. Dai suoi studi è emerso che la neve, quando cade in città, dopo un po' si ghiaccia. Aspetta, una roba pazzesca. E diventa scivolosa, bloccando tutto e tutti. Bernac ha informato subito le principali capitali europee, tipo Parigi, Londra, Roma, in modo da poter escogitare insieme qualche contromossa. Meno male che Bernac è incredibile questo. No, succede recentemente. Se, guarda, potrebbe capitare anche a Milano. Ah, è pazzesco. Sembra che proprio si ghiacci dopo un po'. Si ghiacci, ma forse anche per via della pressione. Non si sa. Il famoso esploratore Gerard o Gerard, comunque bus del culette. Chissà però il nome. Bus del culette dovrebbe essere Gerard, bus del culette. Ah, del bus del culette, ho capito. Francese. Il francese non. Che per primo esplorò l'altipiano tra il Kenya e la Tanzania, rimase particolarmente colpito dalla tribù dei Masai. Nel suo diario si legge: sono molto gentili e molto colti. Appena si parla di qualsiasi argomento, c'è sempre qualcuno che dice: ma sai che anche qui da noi, in effetti. Masai? Masai? Che... Masai? La casa tipica dei Masai si chiama Enkang ed è fatta di sterco e fango. Perciò se vi capita di sentire due Masai che si dicono: che bella casa di merda la tua, è un complimento. Infatti non preoccupatevi, non è il preludio di una lite, ma si tratta di un complimento. Infatti, no? E poi dice: oddio, adesso si menano. No, vabbè. E per finire, nel 1998 un personaggio inquietante soprannominato lo Zingaro ha tentato di corrompere alcuni giocatori degli All Blacks, la celebre squadra di rugby neozelandese. I giocatori però gli hanno subito spaccato la faccia e da allora se ne sono perse le tracce. Sembra tuttavia che abbia ritentato in ambienti più corruttibili. Pazzesco, incredibile. Sai che ce l'ha fatta? Sì. Non lo so. Potrebbe essere. Gli ha fatto proprio un segno in faccia. Uno schiaffone di uno di quelli grossi. Quelli che picchiano le mani con più violenza sulle cosce. Pazzesco. Va bene, che storia c'ha nella, ragazzi? Ma dove le sentite tutte queste novità, queste news, queste informazioni? In rete! Si trovano in rete. Alessio Amauri, Art of Glass, Blondie su Radio DJ. Le 22:40, c'è grandissima attesa per una parola già annunciata, amico Elio. Che parola è? Il significato della vera, il vero significato della parola? Sì, stiamo per dire cosa significa esattamente il verbo fottere. Fottere. Sì. Perché tutti pensano che male, non è sempre pensano male. Non è detto. Allora andiamo. Vuoi, Elio? Va ora in onda Bada a come parli, la rubrica che tutto il mondo invidia a Radio DJ, ma che trovate solo a Cardialmente Gigioneggiavo. Esattamente. Vi abbiamo già svelato poco fa il significato di Gabriella, che voi capriola pensavate fosse una ragazza, invece è una capriola. È una capriola, ragazzi. Adesso, come antipasto, vi dico il significato di ferrata. Dal latino far, che vuol dire farro. Sì. È una focaccia fatta di farro. Ferrata. La ferrata. Ma arriviamo la strada ferrata è una strada di focacce. Esatto. Non lo sapevo. Esatto. Ma pensate, incredibile. Esatto. E ora passiamo al significato del verbo fottere, e quindi anche di fottuto e tutto certo, il resto. Tutto quello che ne consegue. Allora, praticamente ci sono varie forme: il provenzale fotre, il francese foutre, il portoghese fotter, lo spagnolo hotter, il latino futuere, participio passato fututus. Fututus, certo. Fututus, che confrontato con il greco phyteio, che vuol dire pianto. Vedi che metaforicamente significa genero, produco, ma comunque letteralmente vuol dire piantare.
Ah, ah sì. Mi hanno fottuto e mi hanno piantato. Mi hanno piantato. Mi hanno piantato. Certo. Però già nell'antichità assunse un significato figurato un po' diverso, forte, diciamo. Un po' forte, sì. Un po' forte. Però letteralmente vuol dire piantare, ragazzi. Pazzesco. Ma guarda che ho fottuto un albero. L'avevo intuito, ti dico. Adesso ma collego le due cose solo adesso. Recentemente passavo vicino alle campagne, vedo un contadino nudo che c'è proprio sul sdraiato su un solco. Nel solco della terra, no? Dico, cosa sta facendo? Sto piantando. Io ho pensato, vabbè, sarà un tipo strano, ma adesso capisco. Adesso hai capito perché era tutto nudo. Lo so, perché si vede che. Che usava un attrezzo? Era l'aratro. Un suo aratro personale. Che farà anche male, tra l'altro. E per quello si lamentava. La terra è dura, certo, secca dal sole. Però si vede che la terra ci stava. Non diceva niente, anzi. Va bene, ci sono altre parole, Elio? No, c'è una curiosità. Molto bene. E cioè, fradicio. Cosa vuol dire fradicio? Tutti fradicio. Lo sanno. Vuol quando dire dici bagnato andato a male, diciamo, putrefatto. Certo. Ma la parola bagnato. Originale, vera, da cui viene fradicio, è fracido. Che vuol cioè dire? L'originale è fracido, che poi viene, diciamo, detto male in fradicio. E la stessa cosa vale per sudicio. La parola originale, che vuol dire sporco, è sucido. Succido. Pazzesco, ragazzi. Ve lo giuro sul dizionario di etimologia. Comunque, facendo un passo indietro, se ci pensi, si dice che la terra è fertile. Quindi è vero. Un contadino la pianta così, personalmente. Certo. Cosa nasce, però? Vabbè, insomma, adesso non è che dobbiamo stare qua a farci tutte le domande. Devo provare. Ci limitiamo ad andare. Che mi sono incuriosito. Perché anche a casa uno c'ha la sua. Vabbè. Sono un principiante, proverò nella terra molle. Ah, che bello, quante cose che si imparano. Che si possono fare col supplente. Pazzesco. I Cooks su Radio DJ. Ero distratto durante questa canzone, leggevo questo messaggio, purtroppo chi lo ha inviato non si è firmato. Comunque dice il contadino, in riferimento alla storia che raccontavi tu, stava ovviamente piantando il seme, probabilmente da lì nasce la storia dei bambini che nascono sotto i cavoli. Capito? Quindi potrebbe essere, ragazzi. Come funziona? Vorrei capire, perché cioè ti metti appoggi il seme sulla. Cioè il seme di cavolo. Certo, lo appoggi lì sulla punta. Lo tieni lì e poi ti butti sul terreno. È difficile, perché è difficilissimo. E pianti. Secondo me fa anche un po' male. Beh, il semino. Dici? Un po' fa male. Però comunque. Una tecnica. Potrebbe essere una tecnica. Molto lenta, per carità. Ultimamente credo che abbiano. Cioè, credo che questo sia un metodo antico. Certo. Il metodo antico implicava che il contadino seminasse così e la contadina andasse a raccogliere. Probabilmente. Uguale, con la stessa tecnica, sedendosi. No. Sapevo io dei miei nonni, mi avevano detto, ma sono quelle cose che ti raccontano. Ma probabilmente è nata in Scozia, se ci pensi, questa cosa. Lì sono sempre pronti. Il contadino scozzese appena vede un terreno si butta. Una zolla d'erba, una zolla di terreno libera, dice qua e fa. Me lo sono chiedere a Fase un attimo come fa la contadina, il suono della contadina così. Va bene. Bisogna vedere quanto è grande il cavolo. Va bene. Certo. Vabbè, che cosa? Siamo arrivati quasi al termine, sì, caro Elio. Vittorio. Voglio dirti che è stato bellissimo stare con te, perché tu sei un tipo calmo. Quindi stare con Vittorio è proprio bello, è tranquillizzante. Io cambierei quasi il titolo quando c'è Vittorio. Ci potrebbe in, fare. Un'ora e mezza con Vittorio. Che schifo. Il titolo della trasmissione. Ma perché vedere un componente fare, non so, magari. È molto tranquillizzante. Però guarda, Vittorio, che anche tornare al passato, cordialmente con Vittorio. È bellissimo. Vittorio. È bello. Ospiti in studio, gli Elio Vittorio. Sì, certo. Ospiti speciali. Quattro chiacchiere con Vittorio. Bello.
Sarebbe un bellissimo titolo per quando manca Linus. Secondo me però io ho una proposta. Se si fa cordialmente con Vittorio, ci sono ospiti Nicola, Stefano, certo. Davide. Facciamolo così. Va bene, è andata. C'erano tante cose da fare, c'era da tante cose che di si San potrebbero Remo. Dire e raccontare, però purtroppo. Però c'è da mettere un disco. C'era il documentario della tartaruga, ma dovevo mettere una canzone, ragazzi, perché poi arriva il tassativo. Sapete che anche se siete qua con Vittorio, il tassativo c'è. C'è Robin, sono affumicato. Smokey Robinson. Su Radio DJ, l'ultima canzone di questa sera, di questa puntata del programma. Sì, Quarter Pass in galleria con Vittorio, con la nuova trasmissione che sta prendendo piede. Sta prendendo abbiamo piede avuto, piano, ragazzi, abbiamo avuto giù lo Stefano che ci ha parlato delle parole il Davide, che conoscevano. Il Davide, il Nicolì, Nicola. E l'Alessander dietro al Mister che l'ha spaccaggiato in scorsa. E anche questa sera è andata, cari amici, in compagnia, è stato bello stare in compagnia un'oretta e mezza, abbiamo fatto delle belle chiacchiere. Guarda. E ci risentiamo tra una settimana. Vai, ragazzi, certo. Ma mi mangio il risotto. Ma ci sei anche tu, Vittorio, settimana prossima? Ah, gassum, certo. O Gallinus. Pasquale, com'è che si chiama che là? Il Pacchi. E via, che Sergio, che io vado a casa che c'è la mia Mie che mi ha fatto l'osso buco. Certo. C'ho l'osso buco pronto con un bel bicchiere di Barbera di San Colombano. E poi vado a letto, mi faccio una dormita, ragazzi, che non ve l'aspettate neanche. Ma io passo giù dal Piero al bar che c'è il 37. Ma fa anche il panino con la cassola. Ragazzi, guarda che peccato che ci sia venuto in mente troppo tardi, potevamo farla tutta così. Ma è merito tuo, Vittorio. È solo grazie a te, Vittorio. Per cui torna presto. Ciao, Vittorio. Ciao a tutti. Che ragazzi. Bello essere stati con voi anche questa sera, ragazzi. E non lo so, penso, immagino che settimana prossima ritornerà Linus. Quindi Linus, se si abbassa la temperatura ancora verso 1-2 gradi, è malato. Allora, ragazzi, potresti esserci ancora tu, Vittorio. Senti, lasciaci allora utilizzare questi ultimi istanti per ringraziare tutte le persone che hanno assistito ai primi concerti della tournée Enlarge Your Penis degli Elio e le Storie Tese a Roma. Che vuol dire, per chi non capisce, vuol dire fa diventare grosso il bigul. Allarga il bigul. Due serate all'Auditorium Conciliazione, piene, una serata al Teatro Verdi di Firenze, tutta bella piena, a Latina, un bel tutto esaurito anche a Latina. E anche a Cascina. A Cascina, insomma, grazie a tutti e vi aspettiamo alle prossime date. Siamo sempre noi, i ragazzotti, quelli, diciamo, delle battute un po' forti. Vi aspettiamo giù nel retropalco, vi offriamo del panettone. Come l'ultima volta che mi avete offerto il salame, vero? È meraviglioso il retropalco. Dobbiamo salutarci, buonanotte, a settimana prossima. Ciao, vi aspettiamo presto. Ciao Davide, ciao Alessandro, ciao Stefano, ciao Nicola, ciao.